Ehi là, buongiorno, benvenuti in un nuovo video. È da un sacco di tempo che non registro un video. C'è un motivo in tutto ciò. Diciamo che non è stato un bel periodo. Gli ultimi tempi sono stati abbastanza particolari. Ho tante cose da raccontare. Vorrei filtrare alcune cose. Non so neanche se questo è il momento giusto per farlo. E quindi per il momento me la prendo un attimino un po' più con calma. Oggi finalmente è una giornata molto più bella rispetto a tutte le giornate che abbiamo affrontato questa settimana, proprio a livello meteorologico, che io un po' sono meteoropatica, quindi quando inizio a vedere già una giornata più così bella, mi sento molto meglio anche con l'umore. Quindi stamattina aspetto un attimo Celeste che viene. E usciamo con la piccola, andiamo a fare un giro un pochino così per il centro commerciale. Dopo facciamo un bel unboxing di cose che mi sono arrivate. Allora, c'ho un pacco qua enorme di tutte cose per la casa. La prima volta che prendo cose per la casa da Shein. Però quello facciamo proprio un video perché secondo me viene lunghissimo. Ho preso anche cose di Natale, sapete, adoro il Natale. C'è anche una lettera lì sopra, c'è scritto Fatima. Dopo la prima sta piccolina, mannaggia, sti malanni, vi odio, non ce la faccio più. C'è sta lettera, beh, penso che non ci sia nulla di top secret, quindi apriamo. Adesso diamoci almeno una risistemata. Ok, primo pacco O'Clean. Questo è uno spazzolino, giusto per dirvi che adesso devo andarmi a lavare i denti. È da un po' che utilizzo questa marca, me la stanno inviando da tempo. Anche l'anno scorso ve l'avevo fatto vedere. Questo è nuovo, perché è una nuova uscita. Vediamo se ci sono due testine. Non so se vi ricordate, Celeste aveva quello blu. Lo declattero proprio in modo che ne abbiamo uno con due testine, recuperiamo anche un pochino di spazio. Allora, questa è la brochure. Ah, se sono due testine! E questo è lo spazzolino. Qui ci sono altre due testine, queste invece per denti delicati. Poi c'è questa bellissima custodia qui che funge anche da base di ricarica. Le impostazioni sono tante, voi potete anche scaricare l'app sia su Google Play che Apple Store e farvi appunto collegare il dispositivo in maniera Bluetooth e farvi poi il vostro programma personalizzato settimanale, di lavaggio, insomma potete scegliere davvero tantissime opzioni. Mi sono trasferita in bagno, vedete lui è touch, ha diverse impostazioni, questo che potete personalizzare. Poi questo da giorno, questo qui da sera. Io adesso vado a mettere sul programma questo qui da giorno. Tipo premi, vedete lui ti setta già i minuti e la velocità e tutto il resto. Ho messo quello giornaliero. Come dentifricio io sto utilizzando da un po' questo, sbiancante, bello. Infatti questo è finito, vado ad aprire il nuovo. AZ lo trovate pure al supermercato. 3D White. Il dentifricio è abbastanza violetto. Comunque, ho impostato la modalità questa qui da giorno. Prendo la base di tutti e due spazzolini, quelli dell'anno scorso. Declattero, raga. Ormai c'è questo, c'è il nuovo, quindi è inutile che ne teniamo 100. Declattero. E faccio partire. Ok. I 2 minuti sono terminati. Questo è il risultato, sono passati 2 minuti. Mi piace, sono venuti bene, sono venuti belli puliti puliti. Ti piace? Orso. Ah, vogliamo andare a vedere qualche principessa Disney? Andiamo, dai, andiamo. Go. Turbo. Giusto che fa caldo, eh? Tu sei caldo? Ti vedo bello trapuntato pure a te. Cosa vuoi? Vuoi a mascia? Prendiamo a mascia, papà. Non ci piace questo polipo. Ti stai divertendo? Che cos'è? Il tuo Sephora per te. È il tuo Sephora questo? Ma di là ci sono un sacco di Barbie. Poi ci possiamo prendere anche una spada, quello che vuoi. Questi sono di bimbi molto piccoli a mamma.
Mamma, questo set qui di sushi favoloso. È tutto in legno, io poi adoro questi giocattolini in legno così, anche se mia figlia non è più di preferire. Farò una scappata al supermercato e poi torno e faccio vedere cosa prendo, perché non so nemmeno bene cosa prendere. Alla ricerca di qualche formaggio. Vi faccio vedere veloce le due cose che ho preso congelate, diciamo così. Queste patate, eccole, mai provate, però questa forma così piccolina mi piace. Ho preso dei bastoncini, a me piacciono i bastoncini. Mamma mia, comunque l'olio extravergine è arrivato alle stelle. Ho comprato queste lenticchie qui rosse decorticate, che piacciono tanto a Megan e piacciono tanto anche a me. Queste in realtà una volta cotte viene proprio una cremina. Sai che buon. Allora, questo lo metto da sola e non ho voglia di fare niente. Lo apro, mi metto l'acqua bollente, magno e via. Di solito quando sto mezza morta, giustamente voglio cucinare, voglio mangiare zitto, tutte queste cose, mi faccio sto coso caldo. Principalmente sono scesa per comprare del latte, ho preso 6 bottiglie di latte. Mi sento Celeste che grida buonasera, ma non so poi ci ce l'ha. Oh, amo. Mary, no, ero andata al supermercato e te l'ha chiamato per vedere se ti serviva qualcosa. Il riso io l'ho comprato, la zucca a cattai, la feci nel bimbi, venne uno schifo. No, la zucca. Mamma mia. No, no, la zucca era buona, era il bimbi che l'ha cotta, una merda. Cioè, ti sto riprendendo, sto bloggando lo svuoto alla spesa, quindi per la nostra chiacchierata. Hai risaltato la zucca? Mm. Formaggio, uno strattino. Ah, io ho preso del formaggio, ho preso mi sembra che dell'Emmental, però non lo so. Ho preso pure il pecorino. No, devo vedere che tipo di formaggio. Cioè, tipo una burrata sopra, ho capito. No, alla fine, capito? Ah, io ho preso tutto. Cioè, ho preso pure un po' di questo. Poi dopo ti faccio vedere la foto, vedi se vabbè. Non mi ricordo il nome. Vabbè. Ok. Vabbè, vado a vedere un attimo di là. Ok, ciao. Ho preso dei succhi, questi per me. Poi c'era una signora troppo dolce, una vecchietta, ma stava vicino alle fette biscottate e le piacevano quelle malto e orzo, se non erro. Comunque costavano tipo 2,80 euro. E lei mi fa, ma tu hai capito? Costavano 1,70 euro, adesso 2,80 euro. Ho detto, è vero signor, può accattare più niente. Comunque ho preso queste fette biscottate qui della Mulino Bianco, che adesso ce le facciamo belle belle con il burro, la marmellata. Ho preso questi succhi qui per Megan che sono carinissimi, c'hanno gli animaletti vicino, questi della Valfrutta. Sono fatti bene, hanno un formato che i bambini riescono a succhiare veramente fino all'ultima goccia e poi sono comodi da mettere nello zaino per l'asilo. Ho fatto provare diversi succhi, adora principalmente questi qui a pera. Poi che cosa abbiamo qui? Aspettate, ho portato la mia bella borsa di Primark qua. Allora, ho preso questi biscotti, avevo finito tutti i biscotti qui alla panna, i frollini al cacao, tipo simili a bracci. La maggior parte delle volte questi me li zuppo nel latte. E tipo ci metto il Nesquik, queste cose così, quindi vabbè. Oh, sono buoni però, eh. Poi ho preso, diciamo, ma no, non la prende, stai che buono. Non aprire. Ho preso questi crostini qui al prosciutto. Ho preso dello zucchero, che era terminato lo zucchero. E poi vediamo altre buste. Ho preso queste. Qualcuno aveva il languorino. E voi? Ma sì, dai, apriamole. Sì, però non ti puoi far vedere. Non mi faccio vedere. Non ci capi, quest'uomo vive mutante. La signora di fronte. Salve tutti i mutanti di mio marito. Come sono fatto? L'uomo delle mutande è un buon pretesto per comprare delle mutantine gradevoli. Vediamo come sono. Io sono un. Poi ho preso altre patatine, queste qui grigliate. Ah, amore, l'hai trovato, l'uovo di cioccolato che ti ha preso mamma. Ma tu dovevi devi mangiare prima la pappa. Olive nere e capperi che servono sempre. E ti ha comprato mamma. Ho preso pure un libro mega di sticker con i colori a pacchetto.
stacca e staccala. Tutti questi ho preso due pacchi per Megan, sono i preferiti suoi. Questo è il mio riso preferito da sempre e mi piace troppo questo riso qui della Mignola. Petto di pollo, che è l'unica cosa che compro maggiormente di carne in questo, nel supermercato, diciamo così, perché alla fine questo è buono. Ma quanto è grosso questo petto? No, è mezzo chilo. Ma lo può avere tu? No, ma deve mangiare prima la pappa. Frutta e verdura l'ho già comprata l'altra volta, quindi abbiamo ancora zucchine, melanzane, eccetera. Però io avevo voglia di un bel cavolfiore. Qui all'interno c'è il cavolfiore. Lo vorrei fare o, a me piace, con la pasta o all'insalata, tipo col limone, olive verdi, qualche lupino, oppure soltanto un brutto limone e basta. Amore, dopo? Adesso no, mamma. Poi ho preso del formaggio, il primo che mi è capitato perché andavo di fretta. Ho preso questo qui, grattugiato così, e poi ho preso questo per Megan, questo qui 40 mesi. E poi ho preso questo, come si chiama? Dammer. Bravo. Che sarebbe il pezzotto delle dammer. Veramente? Perché non è buono il Mastammer? E questo è stato tutto lo svuota, la spesa di oggi, ragazzi, da terra no! Mi sono struccata e ho messo sulla mia vestaglietta qui. Comunque, ho rilegato i capelli perché sono sceni e non ce la faccio manco a guardarli. In realtà, come vi dicevo anche le altre volte, due capellucci bianchi qua che sul nero spiccano da impazzire e io stasera volevo soltanto fare uno shampoo, ma mi sa che stasera faccio una tinta veloce, allora non so se la faccio su tutte le lunghezze o almeno se la faccio soltanto nelle radici e poi magari la tiro giù soltanto negli ultimi minuti, perché devo andare a coprire questi due capelli bianchi qua che mi danno un fastidio enorme. Volevo farlo domani mattina, ma domani mattina ho detto molto probabilmente voglio spendere questo tempo per uscire, visto che mia mamma ama tantissimo il mercato. Io lo amo per i prezzi che ha, le cose che trovo, magari anche di pigiami, cose per la casa, queste cose così. Però odio, no, la gente, no, la gente, ma tutto il fracasso di gente che c'è, quel macello, le spinte. Mi devo preparare psicologicamente, magari vediamo un orario più decente, vediamo prima il tempo come si mette, perché se piove non lo fanno. Comunque mi è arrivata questa lettera favolosa scritta a mano qui, andiamo ad aprire. Praticamente mi è arrivato questo pacco, che non era un pacco, era una busta, una bustina da lettere, e ho aperto, all'interno c'era soltanto questa, quindi che cos'è? Una chiave, che apre questa chiave? E sicuramente qualcosa di PR pack, perché quel brand è Nasher Gunn. In tutti gli anni che ho ricevuto i loro pacchi a Natale hanno fatto sempre dei PR pack meravigliosi, ma anche quelli estivi. Ma a Natale proprio si superano del mille per mille. Vabbè, leggiamo dietro. Cara Fatima, ho scritto appena d'oro. Il Natale Nasher Gunn sta arrivando e promettiamo che sarà davvero speciale. Abbiamo un piccolo indizio per te. Conserva questa chiave con cura perché ti permetterà di varcare la porta dell'inebriante casa di Natale Nashi. Il tuo regalo segreto è in arrivo e non vediamo l'ora, manco io, di svelare la magia del Natale con te. A presto, il team Natale Nashi. Ma siete meravigliosi! Innanzitutto conserviamo la chiave. Ma quanto mi piacciono queste cose. Ho deciso di vloggare più spesso perché a volte mi faccio un po' il problema. Oddio, magari un vlog casalingo, che palle, che noia, quando poi personalmente sono quelli che guardo di più tra gli altri youtuber, no, così, che guardo con maggiore frequenza, ma qualsiasi piccola uscita, l'acquisto, il chiacchiericcio, la cucina, il cibo, gli spunti, sapete, mi piace molto guardarli. E quindi ho detto, ma dai, perché no? Ma adesso chiedo alla mia community e vediamo un pochino loro che cosa ne pensano anche dei vlog un pochino più così, diciamo, stile più casareccio, perché poi a me piace tantissimo vloggare, lo sapete, e vorrei continuare a farlo un pochino più spesso. Poi adesso che c'è la magia del Natale, c'è sempre qualcosina di natalizio, iniziamo, no? E mi piace condividere questa gioia. A me il Natale mi mette sempre tantissima gioia. Io sto pensando che non devo pensare, che devo pensare che comunque mi rompo le palle di farmi questa cavolo di tintura ai capelli stasera.
Però guardiamo il lato positivo. Se la mia piccolina, amore della mamma, si addormenta presto, me la faccio con calma mentre mi guardo un video, cose così. Vorrei un parrucchiere a quest'ora di sera per farmela. Voi direte, perché non vado da un parrucchiere? Perché mi scoccio di aspettare pure 3 ore le file da parrucchiere. Se non prendi la prenotazione rischi davvero di sederti lì e stare le ore intere. Io odio, già odio stare a lavatesta 3 ore, qualcosa. A me ci ho lavorato talmente tanto che li ho odiati. Non riesco a provare nessuna forma di relax nel grattamento. Poi c'è mio marito che la sera mi fa i grattini, quindi non è che ho tutta questa mancanza di grattini. Mi piacerebbe qualcuno che venisse tipo adesso, subito, a quest'ora e... Ma non è una cosa possibile. Anche perché da sola la faccio bene. Poi il nero non è un colore tipo come il biondo, che è molto più complicato, e quindi farlo da sola mi costa anche poco tempo e poca spesa. Dopo, quando la mia piccolina si addormenta, mi vado a fare il colore. Comunque io vi mando un grosso e mega bacio e ci vediamo prestissimo per un nuovo vlog. Ciao!